Noi ritorniamo sul caso di Martina Rossi. Sapete, ieri c'è stata la grande decisione della Cassazione di confermare la condanna, certo solo 3 anni, per questi due ragazzi accusati di stupro di gruppo. Martina si sarebbe dunque gettata dal balcone di questo hotel a Palma de Mallorca per sfuggire ad uno stupro. Una condanna che vede una soddisfazione, certo relativa soddisfazione da parte del papà, questo papà meraviglioso che noi abbiamo conosciuto in questi anni, un papà che ha combattuto tantissimo, un papà straordinario che ha creduto fin dall'inizio che Martina non si fosse gettata dal balcone per un suo gesto volontario, ma proprio perché stava scappando da qualcuno che le voleva fare del male. Bruno, buongiorno, grazie di essere collegato con noi, grazie. Infinite, c'è il nostro Edoardo Lucarelli lì insieme al signor Bruno Rossi. Ecco, Bruno, lei ha dichiarato, questa è la notizia che riportano tutti i giornali, sono soddisfatto, finalmente giustizia è stata fatta. Bruno, come stai? Ma io no, ecco, un po' di difficoltà a sentirti dicendo, ecco, ma la giornata di ieri, ecco, è stata una giornata difficile, una giornata pesante, diciamo, vissuta, ecco, col massimo, ecco, della tensione, ma anche forti del ruolo, diciamo così, ecco, che rappresentava per noi, ecco, la tragedia di Martina, la sua morte, ma anche le implicazioni, ecco, che questa morte aveva avuto. Avevamo da sempre impostato un ragionamento che diceva che non dovevano più esserci, ecco, donne ferite, donne violentate, e poi delle risposte, diciamo così, ecco, nel momento in cui si arriva al redderazione, come si dice, no? Che è il fio, ecco, che bisogna pagare per il male che si fa, e quando queste realtà, ecco, vengono costruite in anni, ecco, di sofferenza, ma anche di lavoro, anche di disponibilità, ecco, della rete, della giustizia, del diritto, via dicendo, ecco, e bisogna arrivare alla punizione, bisogna che questa punizione venga data, ecco, dopo aver permesso, ecco, di riuscire ad arrivare alla verità. Ecco, io so che c'è anche il nostro Edoardo Lucarelli, così ci aiuta perché insomma l'audio, non so se arrivi con esattezza e limpidità fino a te, Bruno. Dunque, l'altra domanda che vorrei farti è questa. Loro hanno cercato di buttare fango sulla memoria di Martina, hanno cercato di farla passare per una poco di buono. E in più, ieri abbiamo mandato le intercettazioni ambientali all'interno della questura, credo fosse la questura di Genova, dove loro addirittura ridevano di quello che era successo. Qual è il tuo commento verso queste persone che non mi risulta abbiano mai, mai rilasciato nessun tipo di dichiarazione di pentimento verso quello che è successo alla tua povera bambina? Io penso, ecco, che lei abbia detto tutto, ecco, con queste frasi. Ecco, le persone capaci, diciamo così, ecco, di produrre, ecco, la morte in un'altra persona, che per me, voglio dire, era il mondo, ma anche per loro, ecco, avrebbe dovuto rappresentare almeno una conoscenza, almeno una persona viva, una donna che era vicino a te nel momento in cui cade da una finestra e la lasci 35 minuti a dormire, a morire, a soffocare nell'acqua giù di sotto, senza aiutarla, cercando di farti un alibi, cercando di inventarti alleanze, trovare tutto quello che ha permesso, ecco, per tanto tempo, ecco, di passarla quasi franca. Sono quasi riusciti a farla franca, a superare questa corsa ostacoli, a metterci tutte le difficoltà più inaudite che fossero, perché ci volessero 5 giudizi per punire e arrivare all'ultimo momento, il 25 agosto, a inventarsi anche la difesa di Coppi. Ora, voglio dire, io penso che è veramente troppo, no? È veramente, ecco, Coppi,
con tutti i suoi processi, con Andreotti, con tutti. Ecco, vabbè, adesso l'operato di Coppi. Scusa un secondo, lasciami finire. Sì, Bruno, però. Voglio dire. Sì, vai, finisci, però non mi parlare dell'operato di Coppi in generale, parlami solo del tuo caso, ti prego, perché altrimenti dovrai sentire l'avvocato in difesa, ok? Parliamo di questo caso, Bruno, ok? Sì. Grazie. Ok, va bene, parliamo di questo caso. E allora siamo arrivati alla fine che comunque, malgrado questa difesa, voglio dire, i giudici, quelli volenterosi, diciamo così, quelli che avevano studiato, quelli che continuato il percorso della giustizia, che la giustizia ha funzionato, no? Ha funzionato, però con grande difficoltà. Mi dovete solamente lasciare una cosa da dire, perché quando parlano degli italiani, che bisogna difendere gli italiani hanno pagato per questo processo tutte le tasse del mondo, hanno pagato tanto per farli fare, e bisognerebbe che la Spagna si assumesse le sue responsabilità, bisognerebbe che qualcuno, un giorno o l'altro, mi concedesse un tavolo di discussione, di proposte, di ragionamenti, per far sì che tutte le difficoltà che sono venute col caso di Martina possano essere risolte. Ecco, io vi chiedo questo, lo chiedo a voi, lo chiedo alla politica, lo chiedo alla magistratura, lo chiedo un po' a tutti. Io sono uno scaricatore di porto, che però, ecco, è abituato, ecco, anche a queste cose, no? Grazie. Bruno, io sono assolutamente d'accordo, se possiamo aiutarti anche in questi tavoli di confronto, a noi assolutamente fa piacere, perché troppi anni la giustizia per Martina non stava arrivando, hai combattuto tu, noi ti abbiamo seguito attimo dopo attimo, tu che hai creduto fino dal primo istante che Martina non si fosse gettata da quel balcone per atto volontario assolutamente, ma perché stava scappando, e i giudici ieri hanno messo finalmente un punto su questo e dicono sì, stava scappando da uno stupro di gruppo. La verità, hanno individuato dopo tanto tempo la verità processuale. Una verità parziale, perché nel frattempo avevano cancellato due pene. Una era l'omissione di soccorso, l'altra era la morte in conseguenza di altri reati. Di conseguenza la giustizia, non tutta, quella sbagliata, aveva permesso, diciamo così, ecco, che si cancellasse, diciamo, una parte, ecco, di questa pena, che di conseguenza, ecco, ne hanno avuto solo metà, come andare a rubare una mela in supermercato. E voglio dire, però trascinerà questa cosa altre cose, perché trascinerà una giustizia civile, trascinerà, diciamo così, un altro processo che è a Genova, un processo che dice che le bugie che avevano raccontato gli amici dei ragazzi, uno era Federico Basetti e l'altro è D'Antoni, che avevano detto delle bugie, dicendo che hanno impedito alla giustizia, e la giustizia, lo Stato italiano, ha aperto una procedura di infrazione perché sono successe queste cose. Ecco, succederà, si dovrà ancora discutere di Martina, però lasciatemi dire, ecco, è le donne, sono le donne, lei è una donna, ecco, con molta disponibilità, con molta attenzione, ecco. Ci sono dei processi complicati e difficili. Sono questi, ecco, che danno il segnale, diciamo così, che le donne vanno difese. Assolutamente, le donne vanno difese, e la giustizia non deve essere una giustizia parziale, dovrebbe essere una giustizia totale. Sì. Bruno, permettimi di dire, lo sai, ti do del tu perché ormai ci conosciamo da tanto tempo, che questi 3 anni comunque, per carità, da una parte è arrivata questa giustizia, però 3 anni per quello che hanno fatto questi 2 ragazzi e soprattutto anche per ciò che hanno dimostrato dopo, anzi che non hanno dimostrato dopo, sono veramente niente. 3 anni sono nulla. Cioè, è un'amara consolazione, Bruno. Sì, per sì, tutti noi, figurati per te che sei il papà di Martina. Per quello che mi prendo qualche licenza, che magari voglio dire qualcosa in più, anche perché poi delle volte, ecco, non solo non ho l'occasione, ma anche le difficoltà, anche perché ci sento un po' di difficoltà, e delle volte, ecco, anche quasi bisogna che mi inventi, mi dicevano, ecco, però ecco, Martina poi era il mio amore, capisci?
era veramente il mio amore, l'avevamo, abbiamo sua mamma, 26 anni prima che arrivasse. Era bella come il sole, intelligente, guarda, era una cosa che bisognava conoscerlo. Eppure l'hanno fatto diventare una che non era stata soddisfatta, lei non era stata soddisfatta da questi due bei Tomi qua, e allora li aveva aggrediti e poi si era buttata giù dalla finestra. Questo mi aveva detto la giustizia spagnola, la polizia spagnola, quando era arrivato a raccogliere i resti di mia figlia. C'è da venire pazzi. Noi non siamo venuti pazzi perché siamo forti, hai capito? Ma c'è da venire pazzi. Ecco, per cui vogliamo ricordarla Martina. Martina, che era una ragazza con tantissimi sogni, tanti progetti e soprattutto era una ragazza per bene, cosa che loro hanno provato, che se ne sono inventati un bel po' di cose, Bruno. Sì, per bene, Martina era una ragazza normale, sai, non era una ragazza per bene, Martina era una donna, era una ragazza che voleva diventare grande, che voleva studiare. Le sue due amiche, una si chiama Laura e una si chiama Gloria, una è ingegnera al cantiere e l'altra gestisce un'attività, diciamo così, non ha voluto fare la dottoressa perché non lo so, e fa la fisioterapista, e sono le sue grandi amiche di Martina, quelle che tutti i giorni, o spessissimo, non tutti i giorni, ecco, ma riempiono la mia casa ancora adesso, ecco, della presenza di Martina. Perché Martina, finché se ne parla, finché qualcuno, vuol dire che è viva. Ci sono degli scrittori che scrivono delle cose, e dicono che una persona è viva fin quando le altre ne parlano, e ne parlano possibilmente bene. Ecco, questo è. Ecco Bruno, allora io voglio fare una cosa insieme a te, voglio continuare a ricordarla Martina perché 3 anni, ripeto, 3 anni sono pochi, sono pochissimi, ma Martina, anche se c'è arrivata questa giustizia parziale, non te la darà, non te la ritornerà più nessuno. E l'importante è anche, questo chiaramente è un appello non solo a tutti coloro che fanno il nostro lavoro, ma tanti giornalisti, no? E tanti giornalisti anche di cronaca, della carta stampata che si occupano di questi casi. Qui in studio c'è ad Certo. esempio Antonella Piperno che scrive spesso anche di cronaca. Ecco, di non dimenticare, no? Di non dimenticare e di continuare attraverso anche la memoria di Martina di portare avanti delle battaglie in difesa delle donne. In difesa delle donne contro quegli uomini che pensano di poterla far franca. Bruno. Brava, sì, e siamo d'accordo. Io sono veramente disponibile e senza bisogno, ecco, di fare delle gare, capisci? Cioè di dire perché io non sono un personaggio. Se divento un personaggio divento scomodo perché esprimo quello che c'è dentro, la mia vita, ho 80 anni. Ecco, io a 5 anni io ho visto la resistenza, ho visto morire i partigiani che scendevano dalle colline di Regina e andavano con i fucili a tappi. E se ti dico cosa succedeva, no? Che c'era le armi, diciamo così, dei tedeschi che erano nella galleria, e quelli più grandi di me ci andavano 5 anni a prendere le bombe a mano. Noi maneggiavamo le bombe a mano, quelle difensive, e avevamo Sei la uno che balestita di dentro, poi la ha bruciata. vissuto la guerra, insomma, però questa è una Bravo, guerra bravo, peggiore. abbiamo vissuto la guerra che non ce ne deve più essere, che non ce ne deve più essere guerra. Non bisogna stare con la gente, bisogna aiutarli, hai capito? Bisogna aiutarli, Però bisogna quella solo contro le aiutarli, donne volerli è un'altra bene. guerra, Bruno, purtroppo. Quella contro le donne è Speriamo un'altra che non ce ne guerra che sia, combattiamo speriamo tutti i che non ci giorni e sia. dobbiamo continuare a combatterla, Bruno, anche grazie al tuo coraggio. Brava, 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 è così. Senti, io ti Dai. aspetto in Io studio. sono disponibile, poi un giorno ci conosceremo un po', Guarda, perché è difficile parlare e non capisco io tanto, ti aspetto in non studio. riesco a tenere tutto. Bruno, ti aspetto in Dimmi. studio anche la settimana prossima. Mi farebbe veramente piacere che tu potessi stare con noi e di creare questo tavolo di confronto di cui tu No, parlavi e di fare anche degli appelli alle istituzioni, alla politica, sì, perché le cose guardiamo un po', perché sai, io sono Bruno, ma la sua mamma conta di più. La sua mamma
e le sue amiche e anche l'ultimo ragazzo che ha ballato con lei, da quando è morta non hanno mai più voluto, non sono mai voluti apparire alla televisione, non hanno mai voluto parlare, non ci credono, ecco, che la comunicazione invece sia così importante, perché Martina quando ha fatto la maturità e il tema di Greco praticamente era stato in bianco perché aveva perso gli occhiali, ma anche perché studiava poco, e quando ha fatto il tema di italiano sulla comunicazione ha preso 150 perché è stata promossa con 70 alla fine, capito? Era una ragazza in gamba, felice, sensibile, era un amore. Vabbè. Bruno, cerca di farti forza, io ti aspetto in studio, ho veramente desiderio di abbracciarti e credo che sia il desiderio di... Grazie, io ti saluto e buona giornata, prendiamo il treno, a mezzogiorno andiamo a cena. Ritorniamo a Genova un pochino più sollevato. Lo so che devi prendere un treno perché sennò sarei stata con te veramente molto, molto più tempo, ma so che devi andare, però ti ringrazio per questa tua testimonianza. Tu anche attraverso i canali di comunicazione hai combattuto, questo va detto e va sottolineato, perché se non fosse stato per questo papà, questa giustizia, anche se sommaria, anche se parziale, però questa giustizia non sarebbe mai arrivata. Probabilmente quelle persone avrebbero continuato a ridere da soli nelle loro stanze, avrebbero continuato a deridere una ragazza invece che merita, la memoria di Martina merita tutto il nostro rispetto e secondo me meritava ancora più giustizia. Grazie Bruno, un abbraccio grande. Allora noi ci siamo commossi in studio, Samantha, ho visto che hai pianto, mi ho trattenuto le lacrime. Signor Bruno, ovviamente al quale mando un abbraccio enorme, gigantesco, all'età del mio papà, no? Quindi mi immagino il dolore enorme che sta provando. Io però all'inizio abbiamo detto giustizia è stata fatta, giustizia non è stata fatta, perché una ragazza che scappa da dei mostri, per evitare una violenza, che vede come unica salvezza il provare a buttarsi da un terrazzo, non possono avere 3 anni, bisogna cambiare le leggi, bisogna far qualcosa, perché non è possibile, questa non è giustizia. E il mio abbraccio va al papà Bruno, alla mamma, e spero veramente che non ci potranno più essere i signor Bruni e le Martine, perché questa non è giustizia. Però Antonella, due Antonelle. Volevo far notare che noi abbiamo conosciuto Martina per questi 10 anni attraverso questa foto e attraverso le parole di Bruno, che tanto ha fatto con la sua campagna comunicativa per tenere aperto il caso e per dare giustizia a sua figlia, senza cercare la vendetta, perché vendetta non è, e forse non è neanche tanta giustizia, perché questi ragazzi hanno avuto solo 3 anni. Però mi sento di poter dire che da questa foto oggi Martina sorride un po' di più. Questa foto presa in vacanza, in un momento spensierato, non immaginava cosa sarebbe successo, invece oggi finalmente lei ha avuto giustizia e soprattutto può essere un simbolo per il trattamento futuro di altri casi che riguarderanno le donne. Pensiamo cioè, e soprattutto ha riacquistato la sua dignità morale, perché è stata fatta passare, hanno cercato di farla passare come una poco di buono, sì, come una ragazza. Dottoressa Rossi, pensiamo a quegli istanti in cui questa ragazza si è vista questi due individui terribili arrivare e cercare di violentarla, e l'unica soluzione era quella di gettarsi da un balcone. Sì, io non oso immaginare la paura che ha avuto questa ragazza, perché in quel momento lì, esatto, lei si è sentita aggredita da dei mostri, perché questi erano realmente dei mostri, perché non si fermavano probabilmente di fronte a nulla, perché psicologicamente se una persona arriva a buttarsi dal balcone, come le persone che si buttavano l'11 settembre giù dalle torri perché non avevano nessun'altra alternativa. Per cui io credo che questa ragazza veramente abbia passato l'inferno e sia morta nel peggiore dei modi, sapendo che stava morendo, perché piuttosto che affrontare
una violenza, lei si è buttata, proprio perché era una brava ragazza, proprio perché era una ragazza che non scendeva a patti, proprio per questo, proprio perché era una ragazza che aveva dentro un'anima pura. La cosa che veramente mi indigna è che questi personaggi, come tanti altri purtroppo, si permettono di sporcare l'anima delle proprie vittime, e le vittime vanno assolutamente tutelate sia prima che dopo. Ed è importante perché queste persone si permettono, perché sanno che comunque la legge non gli darà mai una condanna esemplare. Scusatemi, io sono indignata perché vedo tutti i giorni madri malmenate, vedo tutti i giorni ragazze, tutti e tre, abbiamo dei dubbi, che siano realmente, non saranno tre anni. E la mia paura è che reitirino la cosa, perché comunque tu una persona che riesce a sporcare così tanto e riesce a non ammettere la propria colpa, vuol dire proprio che non la sente questa colpa, vuol dire che non ha nessun tipo di empatia. Scusatemi, sono adesso indignata a sentire questi torniamo racconti. Sul caso Venturelli, vedo Enrico Silvestrin collegato con noi, Marco Ferraglioni, buongiorno a tutti.